subito al volo così. Vai. Bentornati in questo nuovo episodio, è il continuo della scorsa puntata, quindi se non l'avete vista andate a recuperare la quarta puntata di Squid Game. E non le stiamo guardando tutte di seguito perché l'ultima puntata è finita con un grandissimo to be continued praticamente. Io credo che siano tutti caduti. No. E quei poracci muoiono. Lui è più preoccupato per l'altra squadra che per loro, vabbè. Sì, perché comunque loro sono i protagonisti. Però in realtà, cioè, di là ci stanno altri protagonisti. Lo so, ognuno è protagonista della storia. Hai capito? Comunque erano rimasti in imbilico, appesi a delle corde, cioè non appesi, stavano facendo il tiro della fune e sono rimasti fermi in imbilico. Quindi noi corriamo subito a vedere la quinta puntata perché sì, noi te l'avevo detto che si finiva lì la puntata, me lo sentivo. Perché di solito fanno un gioco a puntata, non li fanno mai così. Infatti il primo gioco era quello del dormire, non ho capito. Ferma il gioco, ti ricordi? Ah, in realtà non era un gioco, vabbè. Ho capito. Iniziamo subito, vai. Uno, due, tre! Mamma mia, oddio! Se cadeva era finita. Cioè, se lui inciampava era finita, avevano preso morto. Mamma mia. Dai. Dio. Adesso è l'ultimo problema. È questo che dicevo io. Se uno si butta gli ascolti. Hai sentito il rumore dello splash? No, vabbè. Sono sopravvissuti, assurdo. Comunque la forza influisce in questo gioco, perché cavolo, ci hanno fatto una fatica bestiale. Guarda le mani. Ah. No, è troppo alto. Per cosa? No, ma neanche l'ultimo della corda se sopravvive, se cade. Però c'è sempre qualcuno che sopravvive. Male. In modo orribile. Mamma mia. Spero che non ti serva. Ma poi gli hanno fatto fare il tiro alla corda in pantofole. Quelle che so, scarpe, so pantofole. Stai pregando tanto, eh? Preghi Dio? Davvero credi di essere riuscito a sopravvivere? Perché questa mondo deve cagare il cazzo. Se sei ancora in grado di respirare e di muovere con la tua lingua del cazzo, è grazie a quel vecchio e a quell'uomo laggiù che ha avuto un'illuminazione dell'ultimo minuto. Povera pecorella smarrita. Non senti le grida di coloro che oggi sono stati inchiodati sulla croce? Siamo sopravvissuti soltanto grazie al loro sacrificio. A nome di tutti noi peccatori ho ringraziato Dio per aver preso le loro di vite e aver risparmiato noi miserabili. Stronzate. Tu li hai uccisi con le tue mani. Quindi andremo in paradiso se diciamo qualche preghiera? Cazzo, allora mi metto subito all'opera. Ma questa gli va a zigliare. Abbiamo lavorato insieme oggi come una vera squadra per mandarti un po' di persone lassù nell'alto dei cieli. Invoco il tuo santo aiuto per mandarti sempre più persone e restare vivi e vegeti su questa. Io? O l'altro che sta pregando? Tutti e due. Lei è democratica. A prescindere, tutti e due. Cioè lì basta una spinta, uno lo aggiunge. Quello pelato come se l'hai fatta nei pantaloni prima. E tutti quelli terrorizzati dietro di lui che hanno iniziato a... Se quella riccia torna con loro è proprio idiota. No, non ci torna, mo lo vuole far fuori. A golco io. No, lo vuole far fuori ormai. Si aspettavano di vedere loro come avversari. Oh cazzo, oh merda. Sì, sta guarda è così pulita. Dovrebbe essere piena di sangue. No, vabbè. Delle mani a me. Ah, di tutto quando è tagliata, sì, si doveva spostare. No, ma intendo anche quando tirano le mani. Che ci fanno con quel coso con la croce non ora? Diciamo. Ma perché gli ha fatto la croce a uno? Per sapere che è vivo. Ah, forse è un segno di... Ah. Di cristianità, perché è ancora vivo, boh. Dove è finito? Ah, l'ha scaricato prima di bruciarlo. Perché? L'ha fatto il tizio infiltrato, credo. No, perché non era quello col quadrato. Lo vedi? Sì, ma non è lui, lui non ha tutto questo potere, non ha il telecomando.
No, sì, lui è un superiore da quando. Sì, ma non sa tutte queste cose lui. Secondo me l'hanno mandato sotto perché poi lo analizza quell'altro tizio medico. Dici? Uno dei giocatori, quello là che Può sta lì. essere, Però non capisco perché dovrebbero analizzare quelli vivi. eh? Anche Cioè. perché già c'aveva un trauma cranico. Qua la caduta che ha fatto mo. Sì, hanno sballottato lui. È Una meraviglia. diventato uno shaker. Sì, lo operano, mi sa. Quindi tutti quelli che non sono morti li operano. No, ma non è che li aprono, è diverso. Che facce che non lo so. Non respira. Chiama subito il medico. O per provare a salvarli, O non lo forse è un so. infiltrato? Forse per provare a salvarli. Però non No. capisco a che scopo. No, hanno ammazzato gente a cazzo. Sì, Io ma magari credevo c'è davvero un che saremmo qualcos'altro. morti tutti. Ma poi, in quella posizione, mi sono sentita potente. Mi sono detta cosa funziona. Signore, come le è venuto in mente? Beh, ecco, quando ero giovane Era in io. un film, però. Aspetti, come si intitola? Quello dove lui va È all'indietro scema, e schiva ma ha detto Matrix. prima. Sei venuto in Corea per guardare i film o per lavorare? Problemi ha? E tu, papino? Al mio tre, È fate stata. tre passi avanti! Oh, sei stato fantastico! E come ti è venuto in mente in quella situazione? Ma lei Una aveva detto vivaia che si era è una innamorata di stronzata. te. Lei aveva detto che è una stronzata, cosa? Quando hai detto tutti avanti, mi sei innamorato Novaglia. Tu dici stronzate. Piangeva e diceva: "Sei impazzito, che stronzato, cazzo!" Ha detto così. Ehi, da quale paese vieni? Almeno ce l'hai il visto. Il Sei un pesce clandestino, rimando. vero? Cavolo. Statemi a sentire. Volete sul serio che questo straniero del cazzo faccia parte della nostra squadra? Eh? Sì. Devo approfittare. Ehi, tesoro. Sei tu che comandi, giusto? Nessuno comanda qui. Siamo tutti uguali. Certo. È anche meglio. Una società egualitaria. Che Ma che sballo. cazzo sta Siete così strana? diversi da un teppistello da quattro soldi che crede di poter decidere tutto. Frecciatina. A proposito, perché l'hanno cacciata, signora? Papino, non devi Che chiamarmi cazzo? signora. Sono Signorina. Han Minyo. Quindi tu chiamami Han Minyo. Sono stata io a lasciarli. Io e Yeah. quei teppisti del cavolo siamo su livelli completamente diversi. Ma è Hanno cruda cacciato quella soltanto te pannocchia. e poi hanno preso uomini ben piazzati, Fammi, fammi. appena prima dell'inizio. Come se sapessero da prima quale gioco era. Le luci si spegneranno fra 30 minuti. Vi preghiamo di prepararvi a dormire. Potrebbe scoppiare un'altra rissa stanotte. Chissà che morte Dobbiamo brutta essere gli fanno pronti. fare E quello. come? Che morte Eh? brutta gli faranno fare Abbiamo quello. tre donne e un uomo anziano. Siamo la squadra più debole adesso. L'unica soluzione è attaccare per Abbiamo i primi. cervelli, però. Ora scopriamo che il servo di Dio è il più crudele di tutti. Siamo già tutti peccatori ormai. Sì, eh. Le nostre mani sono Testiamoci le sporche di regole come ci sangue. pare. L'attacco è la miglior difesa. Ha ragione, dobbiamo farlo. Durante la rissa di ieri notte. Sai com'è morto l'uomo che avevo proprio davanti? Uno che lui credeva un compagno di squadra gli ha spezzato il collo. Vi fidate di me? Ah, quello lì che... Vabbè, se ho capito. Io non mi fido di voi. Formiamo una barricata prima che spengano le Bravo. luci. Potrebbe esserci utile uno sbarramento. Davvero? Credi che questi vi proteggeranno? Sì. Se Non hanno un aspetto molto solido, sai. te lo tiro in faccia, vedi che è solido. Credi che ti salverai? Quei rifiuti umani della tua cosiddetta squadra. Ti fidi davvero di loro? Questo non ci avevo pensato. Buonanotte, gli facevo io. Se fossi uno di loro, quando stanotte scoppierà la rissa, aspetterei l'occasione per ucciderti. Sei pure Perché sei il più quello forte di tutti noi. con la ferita. No, io gli aggiungevo buonanotte. Hai paura, eh? Vai così. Dormi bene. Quale squadra facciamo fuori? Riposiamoci stanotte. Dobbiamo ridurre il numero dei Devi giocatori. fare come ti ho detto. Questi continuano a E stare in voi? squadra come se poi. Quelli non so, PC, quelli sono le slot machine. Oh, sì, stanno a giocare. Quello stava giocando a solitario. Cosa ha fatto? Li ha eliminati? Ci Gli ha stanno detto. complici tu complici. Io Sì, non si capisce chi gioca con chi. Sentite, gliela io faccio farò il un'altra primo notte. turno. E gli anziani.
Ma come al primo non turno? Dormono molto. Ho capito, ma non due sere di seguito. Come possiamo dormire tranquilli sapendo che di guardia c'è un uomo della sua età? Un problema mentale che non dorme, venire c'è da io per primo. Un problema mentale che potrebbe morire da un momento all'altro e lasciarci così. Io mi unisco a lei. Tanto non ho molto sonno. O da quando gli ho detto nascondi qua, ma non ha tu più fatto l'idea. Svegliami tu quando sei stanco. Allora io mi unisco. Volevi vederlo? No, però. Sempre che a te stia bene. Anzi, della fa la guardia. Stanno su un'isola. Se l'ha fatto vedere la due puntate fa. Quanto li pagheranno? Secondo me tanto. Eh sì. Fa una cosa del genere. Beh, meno dei giocatori. Oppure, oppure anche loro sono... tipo qualcosa. Cioè non dico criminali, non dico indebitati come loro. Prenda ma questa. Tipo qualcosa. Sto giorno hanno dato sulle panocchie. La prego, la prenda. Eh? Giornata delle panocchie. Lei. E perché mai l'avresti fatto? L'altro giorno era giornata delle uova. Ho salvato la mia vita oggi, ecco perché. In realtà ho salvato me stesso. Mi ha anche dato dei soldi per l'autobus. Vorrei tanto restituirle il favore. Se non mangi domani mi svieni. Contento? Ma mi dici di cosa stanno vivendo? Mais è un uovo. Wow. Chiamami Sangu, ok? Posso farlo davvero? No, no, Sangu. Ne leccherei il culo fino alla morte. Sì. Fino all'orgasmo. Come sei finito qui? Sono venuto in Corea per fare soldi. Ha funzionato male. No, non intendevo in Corea. Sono qui perché non avevo un soldo. Sono venuto a fare soldi. Una storia molto... molto lineare. Qui in Corea, mia moglie e il nostro bambino. Hai un figlio. Mio figlio ha un anno. Devono mancarti. E lei com'è finito qui? Nel gioco. Non avevo un soldo anch'io. Però poi tutti. Sono venuto per fare soldi. Ma non avevo soldi. Ma che cazzo? Ma non ho fatto soldi. Vedi, c'è il complice, gli elimina le immagini. C'è un labirinto lì dentro. Sì, ma non è il complice di quello che conosciamo noi. Cioè lì sbagli una via. È tipo... sì, c'è gente che fa cose che alle spalle ieri? Di altre cose. Altre gente. Scusa. Scusa. Ho impedito agli altri di ammazzarti. Loro non si fidavano di te. L'ho fatto perché mi hai salvato nell'ultima immersione. Ora siamo pari. Cos'è un'immersione? Voglio dire? Un altro errore. E sei fuori. Questa amicizia è proprio sana. Proprio sterile sta stanza. Sì. Cosa guarda? Ok, hai il Green Pass. Ma poi cosa guardano? Se la maschera è vera. Numero 29, ti sei degnato di venire. No, penso che abbia un chip dentro. Gli ho dato dentro. Un avvertimento. La consegna è saltata ieri. Non può cavarsela solo con un avvertimento. Allora questa consegna falla da solo. Credi sia facile organi. Trovare dei sommozzatori come noi in questo posto? Non fallite la consegna di oggi. Gli organi forse, perché quello era rimasto vivo, quindi potevano prendergli gli organi. Mm. Oddio. Ma a sto punto, perché alcuni vi hanno sparato in testa? Potevano sparargli... perché sono comunque controllati dal master. Il medico oggi è più lento del solito. Ehi, Segaossa, cerca di sbrigarti. Sarà tutto inutile se la nave parte prima della consegna. Provate voi a farlo senza aver dormito. Ho mangiato decentemente. Scusa, ma non poteva mettersi a vendere organi nella vita così non finiva qui? Ti diciamo quale sarà il gioco e ti diamo altro cibo. Proprio per non farti morire. Sta busta non me sa di sano. Come fa questo? Ci sono delle cose apposite per mettere gli organi. Oh, bucchie, mamma. Gihun. Sangu. D'accordo. Non cogliato pure le palle. Sto pisciando. Va tutto bene. Sembra che tu abbia avuto un incubo. No, no, tu sei un incubo. Sto bene. Perché non dormi, capo?
paura che mi uccidi a prezzo. Non quel cazzo di attrezzo. Ci penso io a tenervi al sicuro qui. Non preoccuparti, sì, va a dormire. Sì, un po' affidabile. Sì, mi fido di te, teppista. Il medico è ancora fuori? Sì. È davvero strano. Ci sta mettendo troppo. Questa cagata dura tante ore. Che caga, tronchi d'albero. È tardi. Il capezzolo l'ho rivoltato, ho visto. Credo di potercela fare. Se mi insegni due o tre cose. Sembra facile perché vedi che io lo faccio così. In TV ho sentito che aiuto infermieri e amministrativi operano spesso. Sì, ma voi non avete studiato. E alcuni sono migliori dei medici. Se ti senti tanto sicuro, accomodati pure. Il segaossa che ha ucciso una persona per negligenza adesso si permette di fare l'orgoglioso. Se sei tanto bravo, perché hai rovinato gli occhi l'ultima volta? Gli acquirenti cinesi mi hanno fatto il culo! Questo perché mi avete messo su questo cazzo di tavolo una persona ancora viva. È andato tutto a puttane perché ha iniziato a contorcersi. Non c'è tempo per le chiacchiere. La nave sta arrivando. Che orrore! Gli ha tolto gli occhi mentre era vivo. Forse i soldi che gli danno in vincita li fanno così con la donazione d'organi. Non credo. No, credo che loro stiano a fare un traffico segreto che il master non sa. Per quello c'è il tizio che gli nasconde la telecamera. Stanno a fare una cosa sotto una... Ma che sta succedendo? La tartaruga ninja, cos'è? Non lo so. Ah, è un soldato? Il lavoro faceva lui. Ora ho capito perché è disoccupato. Cos'è? Una scimmia. Chi sei? Ragazzo, a cosa stavi pensando tanto intensamente? Credevo che stessi dormendo con gli occhi aperti. Una volta ho scioperato alla società per cui lavoravo. Non l'hanno presa bene. Avevamo costruito una barricata così. Per quale genere di società lavoravi? Automobilistica. Ecco dove non mi parlo mai assolutamente. Perché scioperavate? Ci avevano licenziati perché erano in crisi. Lavoravo lì da più di 10 anni. Non puoi scioperare se ti hanno già licenziato. Scioperare è quando non vai al lavoro, no? Cioè... Sì, hanno occupato in pratica. Sì. Mia figlia stava per nascere. Avevo 1 milione di spese da affrontare. Non avevo altra scelta. Ci licenziarono all'improvviso. Fecero fallire la società e diedero la colpa a noi lavoratori. Ero furibondo. Proprio come adesso, io e i miei colleghi. Facevamo turni di guardia per tenere occupata la fabbrica di notte. Tremavamo lì fuori, terrorizzati che la polizia arrivasse. Me lo ricordo, una decina di anni fa circa. I notiziari la fecero diventare una storia gigantesca. Qualcuno morì durante gli scontri, non è vero? Mi dispiace, non dovevo parlarne, scusa. Sì, vai a dormire. Signore, sta male? Mi sto ricordando una cosa. Ha la febbre molto alta. Sembrava un cadavere, invece a un certo punto si è alzato tipo zombie e ha iniziato a fissarmi così con un occhio che penzolava. Bella, me lo sono sognato stanotte. Gli organi di questo sono a posto? Qui la maggior parte delle persone o ha venduto il proprio corpo è malata terminale. E questo non mi piace. Non mi cade del piacere. Dobbiamo abbassare la febbre. Oh, dannazione. Sì. Usa questa. Fisciaci sopra, ti conviene. Secondo me diventa caldissima a far così. Che è successo? Allo zombie? Secondo te che gli è successo? L'ho colpito fino alla morte con quel piede di porco. Bello. Scusa, perché lo chiedi? Eri presente anche tu? Oddio. Non ero molto in me. Non eri molto in te. Vuoi vedere che si è scambiato le nuove maschere? Ti sei liberato tu stesso di quel cadavere. Questa è la mia sala operatoria! Smettetela di chiacchierare e cercate di tenerlo fermo sul tavolo! Concentratevi sul lavoro! Vivi. Altrimenti prendo questo bisturi e glielo conficco nei reni e nel fegato! Sta avendo un esaurimento nervoso. No, vabbè. Cioè, non vivi quelli qui le panghiorne. Sì, se no me ne rilevano.
Sì, vabbè, pensavo tipo, perché l'isola del salo gratale, se non sbaglio, abbassano la temperatura corporea in modo, cioè, pensavo che tipo fossero appena morti e quindi gli levavi subito gli organi. Perché è così che fanno in sala operatoria. Qui no. In sala operatoria ti abbassano la temperatura corporea in modo che, se non sbaglio, in modo che Poi si se trapiantano gli occhi. Sì. E fanno trapianti di occhi. Per ci vedi? E chi non ci vede. ci vedi poi? E dipende che cazzo di problema hai, se è neurologico oppure è soltanto agli occhi. Grazie mille. Per l'acqua. Non era un regalo. Me la devi pagare. Domani mi darai la tua. Sì, la. Ti piscio dentro la bottiglia. Sono tutti perfetti stavolta. Fatti dare la cifra intera. L'immersione perché stanno su un'isola. Cacchio. E lui è quello là infiltrato. Non sta, No, no. l'infiltrato del quadrato. Ma non è detto che non si sia cambiato la maschera, dato che non sa che cosa è successo. Il problema è che lui non è un sommozzatore e mo deve andare a fare sta consegna. No, vabbè. In che cazzo si è trovato imbischiato? Il prossimo gioco. Ancora non si sa. Che significa? Ancora non ce l'hanno comunicato. Allora vai dal tuo capo e chiediglielo. So che c'è un burattinaio dietro tutto questo. Se lo sapesse ce l'avrebbe già detto. Questo è un problema vostro. Io ho fatto tutto quello che dovevo. E adesso ditemi quale gioco sarà! Torna in sala e aspetta. Te lo dirò prima che inizi il gioco. Mi stai prendendo per il culo! Riscaldano gli animi. Madonna, io odio i cosi chiusi, i posti chiusi. Anche a me viene l'ansia perché poi non No, mi sai. manca l'aria proprio. Non sai se poi migliora o peggiora. Sai, roba. Calmati, non so qual è il gioco di domani. Quei bastardi mi ammazzeranno stanotte. Non risolverai niente così. Ci serve tempo. Credi che io mi fidi di pezzi di merda come voi? Cos'altro dovremmo fare? Vai e vedi di scoprirlo. E tu invece, tu resterai qui finché non sarà È tornato. molto più pericoloso rimanere qui. Dobbiamo tornare prima della conta del Della mattino. conta non me ne frega un cazzo, è chiaro? Tu hai bisogno di dormire un Non mi po'. muoverò da qui finché non saprò qual è il prossimo gioco. Calmati adesso. Vai di sopra e scopri qual è il gioco. D'accordo. Per nulla. Aspetta! Devi prendere la chiave. Per andare di sopra è nella mia tasca destra. Vedi di non fregarmi. Non lo Sto farò. fregando la Gli grande. serve per entrare nella sala controllo. Se non ti fidi, prendila e lanciagliela tu. Passaggio è stato costruito per far scappare i VIP in caso di emergenza. Una volta all'esterno, azionano quella bomba e fanno esplodere tutto. Questi VIP. Esagerazione. Numero 29. Perché ti interessa Un sapere chi tanto di sono i macchie di VIP? sangue a terra. Per ringraziarli, per l'attrezzatura e per questo passaggio. Hanno preparato tutto per noi. Non solo sei diventato curioso, anche la tua voce è diversa. Togliti la maschera. Te la tolgo io da morto. Ah no. Chi sei? E come l'ha nascosta sta cosa enorme? Togliti la maschera. Te la tolgo io da morto. Davvero. Non avvicinarti! Calmati, possiamo risolvere la questione. Ah sì, e come? Uccidendomi? Prova a pensarci. Perché dovrei ucciderti? Complicherebbe solo le cose. Le cose sono già complicate. Il tuo amico è morto. Non era mio amico. Getterò il suo corpo nell'inceneritore e lo brucerò. È un problema se scompare un giocatore, ma non se scompare uno dei soldati.
L'uomo che aveva un solo rene si è svegliato su quel tavolo. Vuoi sapere dov'è l'altro rene? È qui. L'ha donato a me. Era mio fratello. Fermo! Una donna. Era una donna. Non era un uomo. Ti faccio sapere quale sarà il gioco. Se fai tutto questo casino e ci scoprono, ci ammazzeranno come cani. Possiamo uscirne tutti e due. Come posso fidarmi di un bastardo come te? Non mi stavo c'è un ragazzino. Visto? Non sono altro che un essere umano come te. Ha cambiato voce. Sembra un po' Jackie Chan, insomma. Se rientri prima dell'ora del risveglio, io e te saremo salvi. Ma si abbracciano? Dottore. No. Innanzitutto devi darti una ripulita. Madosca. Prima di aprirla noi ce la siamo fatta a turno su quel tavolo. Non l'avremmo mai fatto con un uomo. Controlla l'archivio. C'è un archivio dei giocatori con tutti i loro dati personali. Perfino le cartelle cliniche. Dov'è? Nell'alloggio del capitano. Il capitano? L'hai visto anche tu. Quello con la maschera diversa. No, vabbè. No, io sono sconvolta. C'è questa paura che sia... Intanto di che prova è morto? Di che prova ha fatto? Mezza crepata, per non mi ricordo se è caduta oppure le hanno sparato, ok. Se la sono scotta mentre stava mezzo morendo. Sì, ma se poi pensa loro che si sono una con un occhio mezzo di fuori. No, no, poi dopo gli hanno levato gli organi, lei si è svegliata con metà organi che le cadevano di dosso ed è stata picchiata a morte con un cazzo di con una spranga. Cosa ha fatto di male nella sua vita precedente per ricevere una fine del genere? Dopo aver passato una vita di merda perché era indebitata fino al collo. Ti aiuterò a ritrovare tuo fratello, ok? E ti darò tutti i soldi che ho fatto vendendo organi. Sì. Io e te saremo una grande squadra. Comunque se il fratello non l'ha trovato finora, non credo che lo trova. Vivo. Che tu venda gli organi dei cadaveri o che te li mangi, non mi interessa. Tuttavia, hai corrotto la caratteristica più importante di questo posto. L'uguaglianza. Tutti i partecipanti giocano alla pari qui. I giocatori competono nei nostri giochi alle medesime condizioni. Io lo spiego a Fammo, tanto ammazza. Sono persone che hanno subito discriminazioni e ingiustizie. E qui diamo loro l'ultima possibilità di lottare alla pari e vincere. Ma tu hai infranto questo principio. Mi dispiace. Penso che gliene freghi niente. Mamma mia, beccato dal capo. No! Beccato dal capo. Mi sono cresciuto i capelli a questo. No, beccano pure te perché... Cioè... Anzi, la maschera! No, apre. Cucù. No, no, è rimasto chiuso fuori perché non sa come... Probabilmente c'è... Loro si immergevano e poi tornavano indietro. Oh, qualcosa mi sfugge. Capitano, ne abbiamo trovato un altro. Il colpo della pistola. Che facevano questi birichini qua sotto? Certo, che posto. Esiste una serie senza protagonisti? Quella in cui ci sono tanti protagonisti, tipo un gruppo. No, proprio... cioè, che non c'è il principale. Ci sono protagonisti che poi spariscono. Alcune serie. Era il numero 28. Ce n'è un altro. Quello che l'ha ucciso. Potrebbe già essere scappato via mare. Tornera. Le bombole d'ossigeno sono qui. È ancora nei paraggi. Come sono qui? Allora il tizio, l'altro numero, con che cosa se ne voleva andare? Le cose si mettono molto male. Forse era meglio se non lo ammazzava. Se lo lasciava ammazzare allora. Oh, ma che ne sapevo. No, poverino. Era appena riuscito a dormire. Nuovo gioco. Trovare sto tizio. Tutti a caccia. Nascondino. Ma volete chiudere le porte quando le aprite? Boia, cagna. No, alcune si chiudono. No.
Cioè lui sta fa tutta sta cosa per sapere dove sta chi gli ha donato l'organo. Ah no, sta a cercare il fratello. Come cazzo lo trovi? Ma quindi guarda da quanto lo fanno. 2009, 2013. Lì c'era 2007. Io Hanno credo che ucciso. qualcuno li guardi sti giochi. A Hanno sto ucciso così punto. tante persone. A sto punto 2020. penso di sì, perché no, come fanno a fare i soldi per poi darli ai giocatori che vincono? Ci dovrà essere anche un guadagno. Come paghi tutta sta gente? Dove prendi il cibo? Cioè no, no, non ci riesci. Il numero 29 non c'è. Trovatelo. Non c'è sui video della sicurezza. Capo, ascolta, il medico è... Alzati. Ma fai facile? Alzati. Subito. È molto malato, lasciatelo nel letto. Si è pisciato sotto. Sì. Poverino, no. Oh. Fammelo. No, non hai visto. Cosa? Non sono solo quelli morti, guarda. Anche Quelli futuri. Che lui. dice? Lista dei vincitori. Figo! Ho trovato il fratello. Credo. Ha pure vinto. No, perso. Anno 2015. Ah, non è di quest'anno allora, fratello. Numero 132. È morto? Fratello. Ma Se perché? avesse vinto, penso che sarebbe milionario e l'avrebbe già detto a tutta la famiglia. Vorremmo finircelo tutto in una notte, ma non è possibile, Sì, purtroppo. veramente. È l'una meno 20 e basta. E Direi tutto va che bene se andiamo a dormire. basta per ora. Se ci fermiamo, siamo ancora in tempo per avere un sonno normale. Salute. Comunque, grazie di aver guardato questo video. Commentino, like. Esatto, spero che questi video vi stiano piacendo. E diteci che faccia avete fatto quando il tizio si è stuprato una tizia con un occhio di fuori, quell'altro mezza morta, spappolata per chissà quale motivo. Ma Buonanotte. che fine ha fatto la coppia? Grazie a tutti, buonanotte e ci vediamo per la Al prossimo episodio. sesta puntata. Aspetta. Ciao.